Salve a tutti amici nutrizionisti e bentornati su Friday Torting Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide, con me il mio piccolo assistente, e oggi siamo qua per una nuova recensione che vede protagonista Batman direttamente dal film Batman Forever, targato Hot Toys. Allora, nella sezione community del nostro canale abbiamo fatto un sondaggio qualche giorno fa dove chiedevamo quale volevate vedere per prima tra Batman e Robin. Ovviamente avete vinto con Batman e quindi eccoci qui. Prima di cominciare vi ricordo di seguirci anche nella sezione community, ogni tanto andate a guardare perché lì mettiamo foto dei prossimi video e anche sondaggi. Allora, questa è la scatola con davanti il nostro Val Kilmer nei panni di Batman con la nostra Sonar Suite. Sulla costina abbiamo solamente scritto Batman, dietro ovviamente niente come solito. Abbiamo uno slip case che si solleva in questo modo. E sotto troviamo la vetrina con il nostro personaggio e gli accessori. Dietro abbiamo il simbolo del film, ovvero il batsegnale, con il punto di domanda dell'enigmista, che al momento non è neanche previsto. Come non è prevista neanche la suite normale di Batman, perché questa è la Sonar Suite. Non sappiamo niente, non ci sono informazioni, può darsi che neanche vengano mai fatte. Bene, questo è tutto. Direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Ok, eccoci con il nostro Batman fuori dalla scatola. Diamo un'occhiata all'altezza. E siamo a 34 centimetri con le orecchie. Allora, partiamo con una panoramica, come sempre. Questo è il nostro Batman, il nostro mantello. Partiamo dal volto che è perfetto, a mio avviso. Ottima la somiglianza con Val Kilmer. Bellissimi gli occhi e la maschera stupenda. Fedele al film, ovviamente lo snodo sul collo non c'è. Parliamo del body, che era, diciamo, la parte più attesa di questa action figure, perché ero curioso di sapere come poi era fatto la mobilità di questa action figure. Allora, la tuta non è come il Batman vecchio, quindi non è come quello di Keaton, che diciamo che è una tuta che non ci permetteva tanto di muoverci, perché era quella tuta un po' gommosa e si rischiava di rompere. In questo caso abbiamo una tuta diversa, più viscida, più lucida, è sempre gomma, ma è una gomma un po' più elastica. Praticamente abbiamo un vestito di gomma sopra al body, quindi lo sentiamo proprio che riusciamo a sollevarla, come possiamo ben vedere qui. Però questo non ci permette comunque di avere la mobilità di un'action figure in PVC, ovviamente. È sempre comunque limitato, però secondo me come soluzione è migliore rispetto al body di Keaton, ad esempio, o dei tanti Spider-Man che hanno fatto, non solo Batman. Allora, qui abbiamo lo stemma della Sonar Suite, qui la cintura sempre in gomma, tranne lo stemma che è in plastica, che possiamo muoverla, quindi non è bloccata sul corpo. Allora, apertura delle braccia, direi che il massimo è questo. Così evitiamo troppi sforzi alla tuta. Abbiamo lo snodo qui sul gomito. Anche in questo caso, come potete ben vedere, lo snodo c'è, ma l'effetto che si crea è bruttissimo. Magari non si va a rovinare perché ritorna indietro una volta ripiegato, però l'effetto che viene dato dalla piegatura è bruttissimo. E questa è la nostra prima limitazione. Dietro abbiamo la punta diversa dal solito, di solito ne abbiamo tre e qui ne abbiamo una sola. In gomma anche qui l'avambraccio, possiamo ruotarlo, ovviamente la mano può essere ruotata e mossa. Poi apertura delle gambe, direi nulla, cioè non si possono aprire. Ma non per lo snodo, ma per la tuta sempre. Quindi lo snodo c'è, ma non ci provo neanche perché andrei a rompere praticamente tutto. Quindi le gambe sono immobili. Per quanto riguarda sul corpo, abbiamo uno snodo, quindi possiamo andare avanti in questo modo e indietro appena appena. Quindi
riusciamo a fare dei piccoli movimenti, però poca roba. Ovviamente le gambe non possono neanche muoversi in avanti e indietro, eh? Stesso discorso dell'apertura, quindi è praticamente immobilizzato nelle gambe. Abbiamo lo snodo nel ginocchio, però io più di questo non lo muoverei, ma anche in questo caso abbiamo il discorso come sopra. Quindi una volta piegato abbiamo questo effetto davvero brutto. Abbiamo i stivali anche qui in gomma, possiamo ruotare. Non abbiamo lo snodo sulla caviglia, quindi il pezzo qui finale è unico, non possiamo muoverlo. Diamo un'occhiata dietro, sotto al mantello, abbiamo praticamente tutta la schiena, pezzo unico, quindi tutto in gomma, anche qui abbiamo la mutanda in gomma, anche qui davanti tutto gomma. Il mantello non mi dispiace affatto, rispetto a tutti i mantelli che Hot Toys ha fatto, devo dire che non è per niente male. Ovviamente è attaccato al cappuccio, quindi una volta staccato il cappuccio con tutta la testa, viene via anche il mantello. E questo è il nostro Batman. Allora, partiamo dalla basetta. Abbiamo la basetta identica a quella di Joker, a quella di Keaton. Praticamente sono tutte uguali. Quindi con le due lucine qui, che andiamo a mettere le batterie sotto. E scritto Batman qui sotto e abbiamo poi il simbolo dell'enigmista che poi è quello del film, quindi lo stemma di Batman con il punto di domanda. Basetta classica, molto bella. Ovviamente abbiamo anche il nostro supporto da attaccare alla basetta. Poi cominciamo con le mani, abbiamo due mani aperte. Due mani per impugnare, quindi una a destra e una a sinistra. Una mano destra in questa posizione, anche qui sembrerebbe per impugnare. Un'altra mano destra che è molto simile a quella precedente, ma cambia qui l'apertura delle due dita. E poi ancora una mano destra con le dita tutte chiuse. Poi abbiamo il Batarang, che è questo di questo film, è davvero una figata, che assomiglia molto a quello di Blade, tra l'altro, e ce l'abbiamo uno aperto e uno chiuso. Poi abbiamo il rampino, che in questo film il rampino praticamente viene collegato al polso, in questo modo, quindi va infilato qui nel polso. Adesso non ricordo se è sopra o sotto, comunque vabbè, non è importante. E praticamente così è la posizione di riposo e poi viene lanciato il Batarang, diciamo questo Batarang a forma di stemma di Batman che poi era il rampino perché una volta lanciato andava a infilarsi attorno a una trave o sfondava un muro, quello che è, e poi dopo lui saliva. Allora praticamente qui togliamo, possiamo tenerlo così oppure togliamo questo e ci mettiamo questo qua. Quindi infiliamo il filo in questo modo e facciamo l'effetto del rampino lanciato. Poi abbiamo questo oggetto che va messo in mano in questo modo, che sinceramente non ricordo cosa sia. Quel film non l'ho visto di recente, quindi non ricordo. Ovviamente, se ve lo ricordate voi, scrivetecelo nei commenti. Comunque, abbiamo questo accessorio. Poi abbiamo gli occhi sonar. Ovviamente, parliamo della Sonar Suite, quindi abbiamo gli occhi sonar. Praticamente, togliendo la testa. Sotto si toglie la parte degli occhi e si inserisce questa qua. Poi, come ultimo accessorio, abbiamo questo,
che sinceramente non ricordo assolutamente cosa sia, quindi anche in questo caso, se ve lo ricordate, scrivetecelo nei commenti perché ho un vuoto di memoria. Ovviamente guarderò poi nei prossimi giorni il film per andare a ritrovare questi due accessori, però adesso in questo momento non me lo ricordo. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, le valutazioni sono positive in parte. L'action figure è bellissima. L'Hot Toys secondo me ha fatto un ottimo lavoro in questo caso, sono davvero soddisfatto, non ho nessun difetto da segnalare, mi sono piaciuti gli accessori, mi è piaciuta la scatola, il volto, il mantello, insomma è bellissima questa action figure, è proprio fedele al film, quindi poi a me piace anche come Batman, quindi ci sta, perfetto. Mi è piaciuta la scelta del costume, che non è come quella in gomma vecchia, ma hanno usato comunque... si è visto che hanno cercato di migliorarsi, di creare qualcosa di nuovo, e secondo me ha anche funzionato, questa tuta secondo me è molto meglio delle precedenti. Il discorso è un altro però, vale la pena spendere soldi, comprare un action figure di questo livello, di questo prezzo, perché comunque parliamo dai 350 euro, vale la pena spendere questi soldi per un action figure quando in realtà un action figure non l'abbiamo, perché comunque questa non è un action figure, questa è una statua travestita da action figure, perché ha tutto quello che può avere un action figure, ma non può fare quello che dovrebbe fare un action figure. Quindi la domanda che bisogna farsi è questa, e la risposta la voglio da voi nei commenti. Secondo voi vale la pena comprare questa action figure, spendere soldi per questo action figure, quando in realtà non è un action figure? Dovete metterla così come la vedete, non potete metterla in posa, non potete mettergli un accessorio in mano, quindi diventano automaticamente inutili anche gli accessori, perché sì, potete mettergli in mano, ma se non potete metterle in posa, a cosa servono? A niente. Quindi questa è la valutazione negativa che io do, non è tanto l'action figure, perché è bellissima, ma l'utilità di questo action figure. Quindi secondo me ha più senso buttarsi su una statua a questo punto, su una Prime, è vero, costa 5 volte di più, però almeno fa quello che deve fare. Quindi questa è la mia valutazione. L'acquisto è consigliato, secondo me, perché comunque per tutti i fan di questo film è un pezzo che secondo me è fantastico, però lo dovete tenere così. Quindi l'acquisto è consigliato, ma rispondetemi alla domanda che vi ho fatto. Secondo voi vale la pena? Jason? Ti è piaciuto? Sì, molto bello. La cosa che ti è piaciuta di più? La bavetta. La bavetta. Perché è verde. Lui. No, lui è bellissimo. Mi è venuta la voglia anche di guardare il film, tra l'altro. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di aver seguito. Aspetto le vostre risposte, le vostre considerazioni nei commenti e parliamone insieme. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdere i video futuri. Poi vi ricordo anche di seguirci sui nostri social e, come ho detto all'inizio, seguite anche la nostra community su YouTube, dove potete rispondere ai nostri sondaggi. Vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Gavin. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.